Buonasera, buonasera e benvenuti. Grazie, grazie. Questo applauso naturalmente per l'ampia platea che si trova questa sera qui, nuovo appuntamento con questa trasmissione con Abruzzo.tv, una finestra sulle varie federazioni sportive, ma anche gli enti di promozione sportiva. Insomma, lo sport abruzzese a tutto tondo. Tanti li avete già visti, gli ospiti anche questa sera, parterre davvero numeroso e di qualità. Parleremo di ciclismo, ma basta con i preamboli perché c'è tanto da parlare. Vi presento subito gli ospiti che sono alla mia sinistra. Buonasera. Benvenuto a Paolo Festa, vicepresidente di Federciclismo Abruzzo. Buonasera. Tra l'altro, Paolo, porti anche i saluti del presidente Mauro Marrone che non può essere qui presente perché ha una leggera influenza. Infatti Lo questa sera salutiamo. dovevo essere una comparsa, invece mi No, no, sono trovato tu all'ultimo saresti istante a venuto comunque. sostituire. Perfetto, lo salutiamo, il presidente che è sempre un grande amico, non soltanto del ciclismo abruzzese, ma anche di Rete 8. Buonasera, benvenuto anche a Adriano De Patre. Buonasera. Buonasera. Organizzatore dei campionati italiani donne, professioniste e anche juniores, perché insomma l'Abruzzo in estate ancora una volta sarà interessato ad appuntamenti importanti. Ne parleremo questa sera non soltanto di ciclismo femminile, ma anche di mountain bike, perché il fuoristrada è molto interessato quest'anno proprio in Abruzzo da un altro campionato italiano. Ne parleremo più avanti. Buonasera, benvenuto, bentornato. Anche lui è un amico del ciclismo, del paraciclismo e di Rete 8, Pierpaolo Addesi. Buonasera, Buonasera a Pierpaolo. tutti e grazie dell'invito. Medaglia di bronzo agli ultimi campionati del mondo. Sì. Giusto? Dove? Ricordacelo subito, A rinfrescaci. Maniago, A 5 Magnago. agosto a Maniago. Una medaglia, un bronzo, tra l'altro inatteso. O no? No, era super Era atteso. programmato. Sì. Perfetto. Perfetto. Da quest'altra parte avete sentito i tanti applausi, ci sono. Allora, atleti, dirigenti e tecnici di una piccolissima parte del ciclismo abruzzese, perché il ciclismo abruzzese ha tante società e tanti atleti. Fatevi di nuovo un bel applauso. Tra l'altro ci sono anche degli atleti lì sopra, in terza fila, quelli più in alto, che hanno partecipato agli ultimi campionati di ciclocross che ci sono stati proprio l'ultimo weekend all'Idroscalo di Milano, e abbiamo anche una medaglia d'argento. Poi ne parleremo, ma anche altri piazzamenti molto, ma molto importanti. Allora, cominciamo con Paolo Festa. Non so, da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare dai campionati di ciclocross? In qualche modo? I discorsi, gli argomenti sono Sarebbero tanti, tanti, sì, sì, sono però tanti. Diciamo focalizziamo. che è appena, diciamo, conclusa la Sì. stagione di ciclocross, anzi, rimane ancora una gara domenica, Dove? l'ultima in Abruzzo. E parecchi di loro sono appena Sì, tornati dall'Idroscalo di Milano. dall'Idroscalo di Milano. Tra l'altro c'erano diverse belle attese, è stata una bella gara, diciamo Tra l'altro un che. campionato anche, ho letto, con tanti team, è molto numeroso, no? Ci sono Forse è stati stato tanti uno dei più atleti, uno dei più, un numerosi, sì, record. ma diciamo che il ciclocross secondo me negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, come tutto l'ambiente del fuoristrada. Ecco, questa è una partenza, credo, degli allievi primo anno, eh? Dico bene, non so se si riconosce qualcuno, qualche atleta che sta qui. Comunque, è proprio, sono le immagini dell'Idroscalo anzi, questa è Eva Lechner, credo che sia, la pluricampionessa che ha vinto ancora una volta, credo che sia il sesto o settimo titolo di questa straordinaria atleta. Allora, Noi dicevi, Paolo. avevamo tanti bei ragazzi, Sì. due che andavano lì per stare lì davanti, ci sono stati fino alla fine, tra l'altro sono Sono qua presenti tutti e qui, poi due, li poi vi riconosceremo. racconteranno meglio loro, ma ci sono persone che io l'ho vissuta da spettatore, come ho vissuto tutta la stagione da spettatore, ma sicuramente loro possono raccontare meglio le emozioni che hanno avuto e Paolo, visto che tutta siamo la in tema stagione. di è finita, no? Diciamo una stagione, comunque un anno, 2018, dai un voto sintetico alla stagione abruzzese, sotto il Ma profilo dei io risultati, dell'organizzazione delle corse, di tutto. gli darei un bel 8 perché comunque i ragazzi sono impegnati tutti, il movimento è cresciuto tanto, c'è veramente gente che ci ha dedicato tempo, passione e soldi, che ha lavorato sia in Italia, hanno fatto anche corse fuori con Certo. ottimi risultati.
Quindi secondo me siamo sulla strada giusta per rilanciare il ciclocross a livelli alti. Grazie, grazie Paolo. Andiamo da Adriano, Adriano De Patre, ho detto organizzatore di questi campionati italiani donne, professioniste e categoria juniors, che ci saranno quando? Il 28 di luglio. 28 luglio, 28 quindi segnatevi luglio, col sì. Circoletto rosso questa data. Dove? Allora, diciamo che le partenze si svolgeranno a Notaresco, sia per tutte e due le categorie, e gli arrivi a Castellalto. È un percorso, diciamo, per passiste veloci, e ci saranno, diciamo, all'incirca 250 atlete che parteciperanno per tutto il tempo. Insomma, l'Abruzzo che torna categorie. A respirare, no, il tricolore, un momento importante, no? Ah, soprattutto Abruzzo, per un settore, quello femminile, che ha bisogno ancora di essere in qualche modo pubblicizzato e di crescere. Mm? Sì, ci siamo femminile, abbiamo già una medaglia d'argento questa sera nel ciclocross, vediamo che l'Abruzzo porta in alto il ciclismo femminile. Diciamo che sta crescendo, però diciamo pure che ci sono grosse difficoltà. Dobbiamo, per il movimento ciclistico femminile, va ringraziato Lucio Di Federico con suo figlio, che è qui presente. Ha un team veramente all'altezza della situazione e che riesce ad aggregare e portare in tutta Italia il ciclismo femminile. Dobbiamo Adriano, sinteticamente è stato facile o difficile organizzare questi campionati? Ma i campionati, c'è ancora tempo, però, diciamo per che la federazione hanno voluto assegnare all'Abruzzo questi campionati perché riconoscimento alla campionessa europea. Marta Baschianelli. Sì, poi noi ci eravamo dato... Anche lei doveva essere presente questa sera, però sì, c'è purtroppo... il marito, c'è Roberto De Patre, sì. Figlio praticamente, rimane comunque in Adesso famiglia. Si vuole guadere la bimba perché tra 15 giorni ci si rivede poi il prossimo inverno. E poi ne parleremo con Roberto di Marta, anche perché... il futuro di Marta è cambiato, nel senso che ha cambiato squadra, poi ci faremo dire, ha cambiato team, dove correrà per il 2019 Marta Baschianelli. Ecco, stiamo vedendo, queste sono immagini indelebili, proprio il trionfo di Glasgow l'anno scorso, campionessa europea, comunque Marta Baschianelli credo che sul podio europeo c'era già salita come terza e secondo posto, però soprattutto sì. Non dimentichiamo l'anno d'oro 2007 con i mondiali di Stoccarda. Anche se negli ultimi anni gli europei hanno preso molto più prestigio, sì. A differenza degli anni, è una medaglia che mancava, adesso manca solo quella olimpica. Quella olimpica, chissà. Questa è la maglia proprio di campionessa europea. Poi con Roberto torneremo a parlare di Marta e anche della festa che c'è stata in onore di Marta, una bellissima festa lì a Guardia Vomano, che è una frazione di Notaresco. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Grazie per il momento ad Adriano De Patre. Vado subito da Pierpaolo Addesi, con lui ne abbiamo già parlato in altre occasioni, nel corso di altri appuntamenti. Insomma, il paraciclismo in Abruzzo, la nazionale in particolare, è di casa ormai, è diventata di casa. Tornerà anche quest'anno il CT Valentini e tutto il gruppo azzurro in Abruzzo? Sì, torneremo il 25 febbraio a Pineto, dal 25 al 25 febbraio o 2 marzo. Sì, per uno stage, per un... Sì, ci sarà il solito ritiro della nazionale, che ormai è diventato... È, diciamo, un appuntamento fisso. E queste sono immagini, credo, di 2 anni fa, se non ricordo male, proprio a Pineto, vero? Sì. Sulla pista ciclabile di Pineto. Poi, e che dire, quest'anno fisso poi... anche a Francavilla, tornerete? Sì, no, Francavilla no, quest'anno no, perché ci sono troppi appuntamenti, perché ci sono punti per le Olimpiadi quest'anno, quindi diverse gare, non c'è più spazio. E quindi c'è solo questo ritiro a Pineto che si farà a inizio stagione. Oh, io ricordavo prima Pierpaolo, medaglia di bronzo agli ultimi campionati che si sono svolti in Italia per la prima volta, mi sbaglio? No. O no? No, non era la prima volta. Anche comunque, nel medaglia 2009. Di bronzo. Medaglia di bronzo, insomma, una medaglia, dicevi, cercata, voluta, conquistata, no? Sì, prima scherzavo, è normale che quando parti sempre con l'intenzione, certo, di fare bene. Il mio ruolo si sa bene qual è, che non è quello di andare a podio, ma bensì di aiutare gli altri. Quest'anno è stato, cioè il 2018 è stato un anno un po' particolare, perché forse mi è stato dato un po' di spazio per quella gara. Bene così, ormai perché sono... sei salito sul podio, vuol dire che sì, avevi la gamba giusta. Ci vuole, vero, sicuramente grande forma, ci vuole tutto, ci vuole anche fortuna, ci vuole un po' tutto, quindi
diciamo che è andata bene. Poi ci saranno novità nel 2019 perché sì. In silenzio si sta creando un team paralimpico non indifferente anche qui in Abruzzo. Però dove? Piano piano, puoi dire almeno... Ma è la squadra che ho cambiato squadra quest'anno, non sono è passato, più la... no, fast, sono passato al team Levante, che è un team di Chieti, e c'è già un altro tesserato insieme a me, altri due anzi, di cui uno, Tarlao Andrea, medaglia a Rio nel 2016. Insomma, ci sono tante novità. Sì. Grazie anche a Pierpaolo. Andiamo subito da quest'altra parte, per oggi dobbiamo correre ancora di più, non soltanto perché parliamo di ciclismo e di volate, ma perché siete davvero in tanti. Allora, microfono a... Presentati, io so chi sei, però presentati, sì. Per i nostri telespettatori guarda dove sì, Andrea Berardinelli, Gianluca, sono il responsabile del settore fuoristrada della Federcinesco Abruzzo, con la Bianchi, perfetto. E niente, quest'anno abbiamo ottenuto un grande risultato. Qual è questo risultato? L'assegnazione dei campionati italiani marathon in Abruzzo. Ci saranno quando e dove? Il 30 giugno ad Aielli, era da diverso tempo che Paolo col suo team... ci stava lavorando e quest'anno, grazie all'appoggio del capo organizzatore della che gara di parlerà, Aielli, sì. Gaetano Iacobucci, siamo riusciti a portare questo campione italiano. E quindi, insomma, è anche un modo ancora di più, ormai in molti conoscono l'Abruzzo, la nostra terra, i nostri paesaggi e anche la nostra organizzazione che è di livello. È una cosa sì, molto positiva. A livello questa, no? organizzativo l'abbiamo dimostrato anche negli anni passati, diciamo con il meeting giovanissimi di Pineto, che quando effettivamente c'è da organizzare tutto il comitato regionale, tutti i responsabili si adoperano per far riuscire al meglio la manifestazione che viene creata in Abruzzo. Quindi è normale che è stato un grande successo Pineto e ogni volta che c'è un campionato italiano è giusto che venga, c'è un aiuto da parte, perché noi in Abruzzo siamo abituati a fare bella figura. Grazie Gianluca, allora facciamo aggiungere qualcosa proprio a colui che ha organizzato, forse ancora di più ha vissuto questa organizzazione del campionato italiano Marathon 2019, Gaetano Iacobucci. Allora, chiedo intanto numericamente di cosa stiamo parlando. Sia per società che per singoli. Stiamo parlando di una simbiosi tra il gruppo Alpini di Aielli e l'Avezzano Cycli Team come organizzazione tecnica, che hanno messo insieme le forze per organizzare in questi anni una gara nuova che si è svolta ad Aielli. E dopo i due anni consecutivi in cui si è fatta, in cui i risultati sono stati ottimi, abbiamo deciso di fare questa richiesta al Comitato Italiano, alla Federazione Ciclistica Italiana. Naturalmente parliamo di grandi numeri, i numeri della scorsa corsa che si è fatta nel Sestriere sono di circa 1300 atleti. Roba da più o meno vi aspettate una da cosa far tremare i polsi. Noi ci aspettiamo lo stesso numero, naturalmente per noi è una scommessa, sia per le strutture, sia per i fatti tecnici, insomma è una cosa che veramente fa tremare. Ecco, noi abbiamo proprio delle immagini, credo che sia proprio questo più o meno il percorso su cui si snoderà il campionato. La corsa gira attorno al massiccio del Sirente, con panorami bellissimi, un territorio inesplorato che tutti quelli che sono venuti hanno detto che è qualche cosa di bello. Noi speriamo di poter mostrare le bellezze di questo nostro Abruzzo anche a coloro che vengono da fuori, perché spesso io me lo ripeto a me stesso, ma lo ripeto anche agli altri, che noi non abbiamo nulla da invidiare a circuiti molto più importanti. Mettere in sinergia tutte le forze del territorio, alberghi, forze amministrative, eccetera, è questo il difficile che c'è da fare. Quest'anno stiamo facendo questa scommessa. Naturalmente noi sollecitiamo gli operatori del territorio, cosa che dovrebbe essere l'inverso per quel che riguarda la manifestazione. Cogliere l'opportunità che dà siamo noi che promuoviamo e danno queste manifestazioni in particolare. Promuovere terre che stanno tre parchi nazionali, parchi regionali, riserve, è un bene che noi possiamo mostrare a tutti e dalla quale possiamo trarre vantaggi. E a questa... volte anche per noi bisogna rinfrescare queste cose, per noi sono... non sappiamo quello che abbiamo sulla nostra terra. Per noi è tutto oro che dobbiamo propagandare e avere poi ritorni rispetto a questo. Naturalmente in tutto questo ci sarebbe da fare un discorso su come gli enti si aiutano e promuovono questa corsa, Gaetano, aiuta e promuovono questa corsa, ma come dire,
noi abbiamo deciso di affrontare questa sfida. In questa Perfetto. Sfida abbiamo trovato l'ente locale, il comune e la sua amministrazione che ci stanno dando un grande contributo. E poi gli alpini che sono la forza che sta sul territorio, ma devo dire che è l'intero paese, l'intera comunità che si muove per organizzare. Le iscrizioni sono già aperte, continueranno naturalmente fino genere. A giugno. 30 giugno. Il 30 giugno è la manifestazione, naturalmente siete tutti invitati a questa manifestazione, ma noi ci teniamo a far bella figura rispetto a chi viene da fuori per mostrare ciò che è di bello. Ma sicuramente andrà tutto bene. Grazie Gaetano. Allora, microfono a chi è arrivato? Andrea buonasera. Di Pasquale, buonasera. Io sono una guida cicloturistica sportiva. Perfetto, quindi qui adesso abbiamo un po'. Però cicloturismo andiamo sul territorio, sì. Diciamo che anche la federazione, sotto il punto di vista della promozione, qui c'erano cose, diciamo, organizzazioni collaterali a questa manifestazione. Sì, l'idea è quella, quindi dobbiamo partire da un presupposto. L'Abruzzo è una terra meravigliosa, i nostri atleti si allenano quotidianamente sui percorsi di gara, quindi perché non far diventare il percorso di gara anche una cosa cicloturistica? Certo. Sempre per aiutare, per promuovere questo nostro territorio meraviglioso. In Abruzzo dobbiamo dire che siamo al forse il decimo o dodicesimo corso a livello nazionale e le guide hanno un riconoscimento grazie proprio al CONI, allo SNAC, quindi abbiamo un riconoscimento e una grande professionalità che è ora è tempo di mettere in campo per il nostro Abruzzo. Perfetto, grazie, purtroppo devo strappare quasi di mano il microfono perché dobbiamo andare avanti. Antonio Menicucci, insomma, è un volto conosciuto, noto, uomo di federazione. Sì, buonasera a tutti, sono Antonio Menicucci, responsabile della categoria giovanissimi. Ecco, tutte queste manifestazioni che affluiranno in Abruzzo quest'estate, ovviamente la federazione è stracontenta, Antonio. Sì, certamente abbiamo portato a casa dei progetti importanti, sicuramente, e questo anche per noi, per far in modo che possa essere svolta una delle gare, come diceva l'amico qui Gianluca, a una certa altezza. Noi siamo abituati a lavorare sodo, in gruppo, fare squadra, e quindi cercheremo di dare il nostro meglio. Per quanto riguarda la mia categoria, due parole le devo spendere, perché è stato un anno interlocutorio. Comunque abbiamo riportato a casa anche bei risultati. E questo lo devo dire, un quinto posto al Trofeo CONI con gli amici della bici, e non è poco sicuramente. Dietro a delle formazioni come la Lombardia, il Piemonte e Toscana, insomma. E poi le due medaglie al meeting che si è svolto nel Trentino, quindi abbiamo portato a casa qualcosa anche quest'anno. Un anno interlocutorio, però sicuramente ripartiremo per il 2019 con più vigore, con più forza, con più grinda, sempre lavorando come squadra. Perfetto, grazie anche ad Antonio. Siamo arrivati a Roberto De Patre. Buonasera a tutti, sono Roberto De Patre, porto i saluti di mia moglie Marta Bastianelli e vi ringrazio anche lei dell'invito, purtroppo non è potuta essere presente. Dicevamo prima, Marta ha cambiato formazione, ha cambiato team, sì. Dove correrà? Da quest'anno, dopo 3 anni, ha abbandonato la Lei Cipollini e inizierà un nuovo percorso con il team Virtu Cycling, che è una squadra danese con a capo il general manager Bjarne Riis. Ecco, come è questo cambio? Un nuovo, diciamo che dopo le diverse prestazioni ottenute si sono aperte nuove opportunità e abbiamo valutato dei progetti con un'ampia visione, guardando anche un futuro abbastanza imminente. E c'erano diverse trattative in corso, abbiamo scelto un progetto, ha scelto un progetto abbastanza all'avanguardia e con obiettivi futuri abbastanza interessanti, quindi speriamo e cerchiamo insieme anche alla squadra di arrivare ad ottenerli per far sì che un giorno possiamo forse portare qualcosa anche all'estero oppure riportare in Italia qualcosa di importante. Ecco, queste sono le lacrime di gioia di Marta Bastianelli che a Glasgow l'anno scorso, agosto, primi di agosto, ha vinto questa medaglia d'oro. Poi c'è stata una grande festa lì da voi, proprio a Guardia Vomano. Ricordiamo che Marta, in realtà, lei è originaria di Velletri, sì. Però ormai da, credo, 6 anni
sì, vive stabilmente sì. in Abruzzo per motivi ovviamente sentimentali. Diciamo che abbiamo provato insieme all'amministrazione, alla nostra famiglia, a tutto il Fancy Club a cercare di organizzare una sorpresa e ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile in un giorno per far sì che quando tornava e trovava questa sorpresa, diciamo che siamo contenti. Ecco, ci sono proprio le immagini, qualche immagine subito dopo la vittoria contenta, della festa. Vediamo un po' se Danilo Cinquino. Speriamo nella prossima di organizzarla meglio. Di organizzarla meglio. Speriamo. Ecco, qui è Marta che insomma ha parlato, poi ha ringraziato ovviamente tutti coloro che sono intervenuti. Era lì, era il campo sportivo di sì, Guardia abbiamo Pomano, fatto al paese dove noi adesso residiamo, nella frazione di Notaresco. E, come ripeto, abbiamo cercato di far intervenire più persone possibili, infatti che in un giorno non è facile organizzare, però siamo rimasti abbastanza soddisfatti. Quali gli obiettivi di Marta in questo 2019, sinteticamente? Gli obiettivi sono innanzitutto riconfermarsi il più possibile dopo una stagione così eccellente, però abbiamo un bel mondiale adatto alle sue caratteristiche e poi chissà il tricolore a casa sarebbe anche una bella cosa. Grazie, grazie a Roberto grazie De Padre, andiamo avanti, almeno completiamo questa linea, oppure anche poi saliamo su. Lucio Di Federico, buonasera a tutti. Buonasera Lucio. E niente, noi prima sei stato nominato, no, in qualche sì, modo. Sì, grazie. Tra grazie. L'altro tu sei anche tu reduce la settimana precedente ai campionati italiani all'Idroscala di Milano, c'è stata la Coppa Italia Abruzzo. Voi avete rappresentato l'Abruzzo dove, Lucio? A San Fior a Treviso con quattro ragazzi. Due ragazze e due maschi, Luciano Camplone, Di Donato e poi Parravano e Vivianti. Come sono andati questi ragazzi? È una bella esperienza perché confrontarsi con tutti i ragazzi d'Italia non è semplice, però siamo sempre all'avanguardia perché il cross in Abruzzo ha fatto dei passi da gigante veramente. Abbiamo anche una bella squadra di ragazze, soprattutto che riusciamo a far bene in tutta Italia. Sono molto contento perché il cross è all'avanguardia, diciamo, di questi tempi. Perfetto, grazie, dobbiamo proprio Prego. Correre, andiamo avanti, siamo arrivati a... Buonasera, Giuseppe Bernardi, sono il coordinatore tecnico della Federazione Ciclistica Abruzzo. Mi occupo principalmente della formazione di tutti quelli che sono i quadri tecnici, le figure di supporto che si presentano durante le gare, eccetera, quindi i vari direttori sportivi, direttori di corsa, eccetera. Abbiamo ogni anno in media un paio di corsi di formazione, quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di svolgere dei corsi a livello nazionale come un terzo livello e il corso di guide cicloturistiche del quale parlava prima Andrea Di Pasquale. Sì. Ci buttiamo anche nella promozione sportiva a livello giovanile, sia per quanto riguarda la sicurezza che la formazione dei giovani atleti, e stiamo entrando con dei progetti anche nelle scuole e a breve partiranno sia progetti in collaborazione con il CONI come Scuole Aperte allo Sport, che partirà in un istituto di Vasto per quanto riguarda il ciclismo, mentre altri istituti comprensivi di tutta la regione inizieranno a breve un progetto che viene definito la sicurezza in bicicletta, un progetto nazionale al quale noi teniamo molto e cerchiamo di portare avanti. Insomma, il tema della sicurezza in bicicletta è un tema anche sì, molto caldo, soprattutto perché al giorno d'oggi che conosciamo quali sono le vicissitudini di tanti atleti e tanti ragazzi e tante persone che comunque magari che fanno meno notizia, ma ogni giorno si trovano sulle strade con grossi problemi. Noi su questo puntiamo molto. Perfetto. Microfono a? Buonasera, io sono Antonio Di Lizio, presidente della SD Abruzzo Pista e diciamo mi occupo dell'organizzazione degli allenamenti e delle gare sui velodromi di Lanciano e d'Avezzano. Noi abbiamo parlato nel corso di altre trasmissioni di pista, perché comunque anche la federazione, non solo abruzzese ma a livello nazionale, vuole rilanciare sempre di più questo settore, no? Sì, quello che stiamo facendo negli ultimi 4 anni, di cui sono attualmente il presidente di questa società sportiva, e quindi stiamo cercando di ripromuovere e di portare in alto il ciclismo su pista dell'Abruzzo.
andiamo ogni anno ai campionati italiani, siamo anche l'unica regione del centro-sud che presenta in aste di partenza il quartetto maschile, l'inseguimento a squadre sia femminile che maschile, quindi diciamo siamo a buon punto. Ci prepariamo anche quest'anno per i prossimi campionati italiani. Perfetto, grazie. Allora facciamo così, saltiamo la fila centrale, poi ci tornerò ovviamente. Andiamo ai ragazzi, perché i ragazzi in fondo sono anche protagonisti di quei filmati che avete visto per quel che riguarda il ciclocross. Allora, microfono a chi è arrivato? Buonasera. Buonasera, io sono Lorenzo Di Camillo. Di Camillo? Sì, di Camillo. Ho 15 anni e sono allievo secondo anno. Alzate un po' la voce, altrimenti... Io ho praticato soltanto mezza stagione di ciclocross per provare. I campionati li hai fatti? E ho fatto due tappe del Giro d'Italia e una in zona. Sei soddisfatto della tua stagione? Ah, sì. Cioè... Sì. Perfetto, andiamo avanti. Microfono. Buonasera. Salve, sono Luciano Camplone, sono allievo secondo anno e quest'anno ho fatto tutta quanta la stagione di ciclocross. Ho centrato il mio obiettivo, che era quello di entrare nei primi 10 al Giro d'Italia, con alcuni buoni piazzamenti e con un quarto posto al Giro d'Italia, alle Capannelle. Quindi, qual è la tua società? La squadra con cui ho corso quest'anno è stata la SD 6135. La squadra che ha fatto mio padre appunto per la stagione di ciclocross. Ma è una squadra abruzzese? Sì. Ok, perfetto, perché qui ci sono magari atleti che militano in squadre extra regionali. Perfetto, andiamo avanti, buonasera. Buonasera, ciao, sono Mario Di Mattia, sono under secondo anno quest'anno. Diciamo che questa stagione è stata di ciclocross è stata abbastanza buona, e ottenendo un quinto posto a una delle tappe del Giro d'Italia e il prossimo anno proverò a correre su strada con la squadra Arancucine Veius. Ah, con Umbertone. Sì, con Umbertone. Perfetto, quindi insomma sei in buonissime mani sicuramente, no? Invece il tuo team diciamo di ciclocross come si chiama? Ciclocross si chiama Bike Pro First Kart, è una squadra di Chieti. Di Chieti. E niente. Pure le vostre squadre, così insomma sono contenti anche sì. I dirigenti delle squadre. E niente, è andata abbastanza bene questa stagione, dato che anche sono campione regionale abruzzese. Perfetto. E niente, è andata bene. Insomma. Ti piace insomma come disciplina sportiva lo sport della bicicletta? Sì. Andrai avanti, vorrai... Sì, anche perché io vengo dal Venezuela, sono venezuelano, sì, sono stato campione... Avete acquisito campione, campione venezuelano. E qui in Italia... anche campione italiano, chissà un giorno, te lo auguro. Sì, grazie. E insomma, qui in Italia ho iniziato a praticare questo sport, il ciclocross. Andiamo avanti con il microfono, buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Lorenzo Masciarelli. Lorenzo, lo conosciamo, abbiamo visto, forse ci sono anche delle immagini, perché tu in questi campionati italiani all'Idroscalo di Milano sei arrivato ai piedi del podio, Sì, quest'anno al campionato italiano sono partito male, ho perso subito molto terreno. Hai perso terreno in qualche sì, modo. Sì, sono riuscito a rientrare nel penultimo giro sulla testa, ma appena rientrato siamo scivolati e quindi lo console appunto ha preso quei metri di vantaggio che gli hanno permesso poi di... Non siamo più riusciti a chiudere, gli hanno permesso... Allievi secondo anno, giusto? Sì, allievi secondo anno. Senti, ti volevo chiedere, Lorenzo, magari chi è attento alle vicende del ciclismo, in particolare del ciclocross, ecco, adesso qui sei tu, giusto? Eri tu quello. Sì. Inquadrato. La tua esperienza, la tanta esperienza che stai facendo in Belgio, ti sta servendo ovviamente, no? Sì, questi trofei. Questi come ho già detto molte volte, comunque ogni volta che si va in Belgio è sempre una nuova esperienza, si impara sempre di più e poi grazie anche a comunque la mia squadra, Mario De Clercq e Angelo che sono i direttori sportivi, ci insegnano sempre di più con nuove cose. Perfetto, andiamo avanti, volevo completare proprio questa linea perché poi c'è anche la medaglia d'argento qui presente, Gaia. Buonasera, sono Gianandrea Luca e ho fatto tutta questa stagione di ciclocross
Sono passato da poco con la Galantolcini Masciarelli. Ah, quindi diventerai compagno di squadra di sì. Lorenzo. Diciamo che la stagione ciclocross è andata abbastanza bene. Purtroppo proverai anche tu a fare esperienza all'estero come Lorenzo oppure inizialmente? Insomma, allora inizialmente pensavo di rimanere in Italia, però penso di andarci fuori. Perfetto, hai potuto, questa ambizione. Sì, non ho potuto partecipare ai campionati italiani per problemi di salute però. Ah vabbè, non fa niente, dai, sarà per la prossima volta. Grazie, siamo arrivati a? Piano Simone, sono esordiente secondo anno. Ho fatto tutta questa stagione del ciclocross facendo tutte le tappe dell'Adriatic Cross Tour. Ho avuto un buon piazzamento, un buon quarto posto con il mio compagno di squadra Paolo Di Donato che è un buon terzo posto. Infatti è un bravo ragazzo sul ciclocross, è molto bravo. Per essere la prima stagione è andata molto bene. Puoi ritenerti soddisfatto. Andiamo sì. Avanti, buonasera, ciao. Buonasera, sono Giulio Matteo. Giulio. Quest'anno ho fatto ciclocross. Ho più vicino il microfono, Giulio. Quest'anno ho fatto ciclocross e ho partecipato all'Adriatico Cross Tour. Com'è stata questa esperienza? Come l'hai vissuta? Ti è piaciuta? Molto bella. Adesso mi trovo in primo posto della classifica. E sono molto soddisfatto delle mie prestazioni. E vuoi tenere questo primo posto fino alla fine, no? Ovviamente. Speriamo. Perfetto, grazie. Arriviamo a una femminuccia. Buonasera, ragazza, là, diciamo. Sono Sorgi Francesca e faccio parte del team di Federico da gennaio, da poco. Ma prima correvi in un altro team? Sì, no. Sono esordiente primo anno, è il mio primo anno da ciclocross. E ho partecipato. Stai trovando difficoltà in questo tuo primo anno nel confronto con l'esordiente? No, non molta. Mm-hmm. Hai partecipato ai campionati? Sì, ho partecipato ai campionati. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza molto... è stato molto emozionante il mio primo campionato italiano. Perfetto. Classifica, possiamo dire? 17esima. Vabbè, 17esima. In quanti siete partiti? Perché poi si parte in tanti, abbiamo visto le immagini. Tant'è. E... 50, 60, 35. Perfetto. E arriviamo, grazie, arriviamo alla medaglia d'argento. Allora, Gaia. Buonasera a tutti, sono Gaia Realini, corro per la Valler Bike, squadra toscana. Quindi, ecco, una squadra toscana, però sei? Abruzzese. Abruzzese di dove? Di Pescara. Di Pescara, ecco quindi. Gaia, medaglia d'argento in quale categoria, Gaia? Donne juniores. Donne juniores, quindi una categoria anche sì. Importante, no? Qui abbiamo delle immagini che ti interessano perché poi chiaramente tu, la tua stagione è stata una stagione super in qualche modo, no? Ed eri una delle favorite sicuramente proprio per il primo posto. Non è che è andata malissimo perché il secondo posto è sempre un secondo posto, però magari volevi salire su un gradino. Beh, in questo secondo posto. C'è un po' di rammarico perché comunque diciamo che le potenzialità c'erano e però è andata bene così. Ecco, dovrebbero essere, non so se sono queste le immagini di Gaia Realini, perché poi c'è proprio nel momento in cui la prima, chi è stata la prima? Letizia Motalli che è praticamente è stato un testa a testa, no? Anzi eravate in tre a contendervi sì. Diciamo il primo posto, eravate tutte e tre sul podio in qualche sì. Modo, però bisognava decidere, tu sei stata avanti per tutta la corsa praticamente. Sì, tutta la gara ho dominato. Hai tirato tu in qualche modo, forse ti sei anche stancata di più, non lo so. No, cioè è stata poi una giornata... È ecco, adesso credo che questo sia l'arrivo, no? Sì. No, beh, è stata una giornata buona, le gambe c'erano, solo che purtroppo nell'ultimo giro è prevalso un po' di sfortuna, che purtroppo ho dovuto mettere il piede a terra in una rampetta e... questo è un passaggio, non è l'arrivo. L'arrivo, se andiamo un momentino avanti con le immagini, grazie Danilo Cinquini, il nostro regista, perché poi c'è stato un gesto di stizza da parte tua, no? Ovviamente. Sì, un po' di sfogo, diciamo. Un po' di sfogo, sì. Su quel povero manubrio lo hai... massacrato. Vabbè. Ecco, dovremmo starci, sì, e infatti, ecco, questa è la parte finale, tu hai la maglia gialla, rossa e verde, no? Blu. Sì, blu, gialla, rossa blu. E blu, questo è il podio, secondo posto per Gaia, e insomma, facciamo un applauso a Gaia, perché comunque una medaglia d'argento, insomma.
È la tua prima medaglia? Importante? Sì. Così, perfetto. Io ti auguro di averne tante altre nel corso della tua carriera. Andiamo avanti, grazie Gaia. Sono Stefano Masciarelli. Stefano, è più piccolino? Sì. Guarda lì Stefano, dove sta Andrea Berardinelli? Così. Sono esordiente primo anno, è il mio primo anno che faccio ciclocross e dal primo gennaio sono con la Callante Dolcini. Anche tu chiaramente stai seguendo le orme di tuo fratello, no? In qualche modo, ecco. Ti attira a fare le corse in Belgio fuori? Sì. Sicuramente, però devi fare un po' di esperienza magari nelle corse italiane? Sì. Perfetto, grazie, grazie, andiamo avanti. Buonasera. Buonasera, sono Sorgi Lorenzo, sono allievo secondo anno e da due anni faccio parte della Callant Dolcini. Ah, anche tu, perfetto. Ti trovi bene? Sì, mi ci trovo molto bene, anche soprattutto con la stagione di ciclocross che è il mio secondo anno. Obiettivi quali sono, Lorenzo, i tuoi? Obiettivi dare sempre il massimo e arrivare più avanti possibile. Perfetto. Fatemi un altro grosso applauso, Lorenzo. Ritorniamo da quest'altra parte in maniera rapida, poi torneremo da voi. Allora, Paolo, hai sentito anche questi racconti, queste storie? È bellissimo sentirli. Anche ci vorrebbe più tempo per sentire ancora questi ragazzi. Veramente hanno fatto dei grossi sacrifici, loro, i genitori e i direttori sportivi. Ricordiamo i genitori, perché magari si dimentica un aspetto fondamentale, che dietro questi successi ci sono mamma e papà. Che in Italia, quindi ci sono alcune persone, alcuni di questi ragazzi che hanno seguito tutto il Giro d'Italia, che penso che sia stata una stagione parecchio parecchio impegnativa da tutti i punti di vista. Solo loro penso che sanno quello che hanno passato, però si sono divertiti, sono cresciuti e sicuramente hanno fatto una bella esperienza che si porteranno dietro per tutta la vita. Grazie, grazie di cuore a Paolo Festa, vicepresidente della Federabruzzo di ciclismo. Adriano, vogliamo ricordare ancora una volta questo importante appuntamento con il ciclismo femminile, campionati italiani, professionisti e juniores, quando e dove? Ora, come abbiamo detto in precedenza, è il 28 luglio, domenica 28 luglio. Donne professioniste e donne junior. Aspettiamo Gaia a medaglia notaresco, perché dovrà partecipare nelle donne junior. Tutto è pronto, ci stiamo muovendo. Colgo l'occasione per ringraziare già in questa TV l'amministrazione comunale notaresco, l'amministrazione comunale di Castellalto, la provincia di Teramo è in primis la Regione Abruzzo con il suo assessore Paolucci, che è sempre vicino al ciclismo. Già abbiamo inoltrato le nostre domande. Sicuramente è un bellissimo campionato, ci aspettiamo 250 atlete. Diciamo che la data è stata spostata a luglio, mentre era giugno, per una concomitanza, diciamo che c'erano delle preolimpiche, perché ormai si avvicina certo, per le Olimpiadi, e allora Tokyo, abbiamo dovuto, il tutto è stato ratificato, confermato. Perfetto. Giorni, pochi quindi, giorni 28 fa, luglio, campionato 28 italiano, luglio, donne. Siete tutti invitati a Notaresco. Vi aspettiamo così numerosi, sarà una cosa veramente spettacolare come siamo abituati. Grazie di cuore ad Adriano De Patre, vado e torno da Pierpaolo Addesi per così una chiosa finale da questa parte, poi devo tornare lì per Paolo. Obiettivi tuoi personali, abbiamo già detto, poi organizzerai ancora delle belle corse, perché tu sei anche organizzatore di corse importanti. Infatti io conosco tutta la fila lì sopra, perché diciamo che quest'anno ho già inoltrato il calendario per la stagione. Per quante corse organizzerai quest'anno? Credo 5 o 6. Però poi dopo purtroppo, strada facendo si sa che aumentano sempre, giusto? Pure aumentano. E quindi vediamo un po' di... Quindi qui ci annuisce. Però credo che sia la cosa più giusta da fare, perché comunque ci lamentiamo spesso che le categorie magari... Quando arrivano esordienti e allievi diminuiscono sempre di più gli atleti, ma se non iniziamo a coltivare bene la parte più bassa, che sono i giovanissimi, credo che
non andiamo a colpire il bersaglio, quindi io ci metto del mio meglio, poi vediamo. Grazie per Paolo Addesi, ricordiamo bronzo agli ultimi campionati del mondo. Allora, microfono alla fila centrale. Cominciamo da qui, dobbiamo essere rapidi in 5 minuti. Benissimo, Roberto, di primo livello. Sabato, se tutto va bene, mi abiliterò come guida cicloturistico sportiva. Allora, Crepi il Lupo, sono in rappresentanza di un nutrito gruppo di guide, quindi saremo a disposizione del territorio, non solo per chi non conosce l'Abruzzo, ma per gli stessi abruzzesi, perché è una terra meravigliosa che non tutti conoscono. Quindi ben vengano le guide, ma ben venga la promozione del territorio abruzzese. Perfetto, grazie per questa breve ma intensa testimonianza. Qui c'è il ciclismo amatoriale, sì. Buonasera, sono Danilo Sbaragli, è presente il team Levante. C'è qua il nostro Pierpaolo Addesi che da quest'anno correrà con noi. Con voi, sì. E, come dicevi prima, noi siamo un team amatoriale, ma che comunque quest'anno abbiamo spostato un po' gli obiettivi ancora più avanti, perché abbiamo tesserato, oltre a Pierpaolo, altri due ragazzi del paraciclismo. C'è una trattativa in corso per un altro parto, due atleti di altissimo profilo. Possiamo fare un'anticipazione? Ma preferiamo di no, perché meglio andare con i piedi di piombo e aspettare il giudizio finale, che vada tutto bene. Quindi il nostro obiettivo è ricalcare la stagione passata straordinaria che abbiamo appena concluso, e sperando di migliorarla sia a livello amatoriale che sia a livello con questi ragazzi a livello europeo e mondiale. Speriamo che Pierpaolo e altri ci possano portare altre medaglie, insomma. Sicuramente, grazie Sbaragli, andiamo avanti, dobbiamo essere velocissimi, io mi scuso. Ma buonasera a tutti, sono Mario Di Mattia, padre dell'atleta Mario Di Mattia. Come dicevo, molti sacrifici, tanti che tutta Italia girando, giro d'Italia, che vi posso dire, però molta soddisfazione e spero che anche gli altri genitori possono fare lo stesso. Perfetto, grazie. Buonasera. Sintetico, ma un messaggio chiaro che è arrivato. Buonasera. Buonasera, sono Mirko Piano, direttore sportivo secondo livello della Pedale Tiate. Perfetto, anche tu, noi ci diamo del tu qui in questa trasmissione. Vabbè. Hai l'ambizione di andare avanti, ovviamente, secondo livello. Quindi l'anno prossimo la Pedale Tiate avremo 9-10 atleti, saremo una squadra abbastanza numerosa. In bocca al lupo. Un altro di Federico. Sì, ciao, buonasera. Sì. Sono Edoardo Di Federico, team manager del team di Federico. E niente, che dire, volevo solo riallacciarmi ai discorsi che sono stati fatti poc'anzi con i ragazzi, e volevo sottolineare quanto, ad esempio, Gaia, un secondo posto ai campionati italiani, proprio a dimostrazione che il ciclismo in Abruzzo, il ciclocross, sia cresciuto, e proprio il fatto che un secondo posto... Direi, no? Come? Femminile anche. Ma anche femminile in generale, comunque un secondo posto viene visto come un risultato negativo per lei, quindi quando fino a poco tempo fa magari, ma anche penso che in Italia tutti ambiscano a fare un secondo ai campionati italiani. Abbiamo avuto il quarto posto di Masciarelli, le due ragazze del team di Federico, quarta e quinta, e tutti quanti hanno come comune Giabocco ed Erika Viglianti. Esatto, sì. Ricordiamole queste quarta ragazze e quinta nella categoria lieve prim'anno. E tutte quante, anche Masciarelli stesso, piazzamento nella top 5 e comunque tutti delusi, quindi a dimostrazione che comunque... vorrà dire che quest'anno saranno ancora più arrabbiati e andranno meglio. Speriamo. Grazie, eccolo qui, Masciarelli. Allora, buonasera a tutti. Da genitore, parli da genitore in questo caso, qui i tuoi figli stanno seguendo. Da genitore, anche da accompagnatore, perché con il team di Federico abbiamo una grande sinergia. E ci siamo aiutati tanto anche quando ero presente, che ero qui in Italia nelle gare qui in Italia. Ma come ha detto Edoardo, domenica purtroppo abbiamo avuto anche delle lacrime di gioia e delusione, perché poi avevamo quattro atleti che erano tutti e quattro da podio. Purtroppo ci si è messa un po' anche la sfortuna, certo. Atleti di parecchio di altissimo livello che su un percorso più duro avrebbero fatto meglio. Grazie, meglio, grazie, andiamo avanti, andiamo in fondo. Buonasera, sono Sorgi Francesco, collaboratore della Callandur Ticini. Abbiamo affrontato una stagione di ciclocross importante che ci ha dato tante soddisfazioni. Sicuramente. Domenica Lorenzo ha fatto una cosa speciale, Lorenzo Masciarelli ha fatto una cosa speciale, perché molte volte si dice che le cose belle
Molte volte non sono la perfezione, però il quarto posto di Lorenzo Masciarelli ci ha fatto sognare, perché partendo da facendo una partenza non proprio azzeccata, quindi da una 28esima posizione più o meno, arrivando alla fine quasi a sfiorare il podio, insomma, devo dire, ha fatto sognare un po' tutti, certo. Quindi da protagonista. Grazie, grazie. Dulcis in fondo, siamo arrivati a? Moreno Di Biase, buonasera. Io sono impegnato già da qualche anno nella mia attività di scuola di ciclismo a Lanciano e dintorni. Scuola di ciclismo, un altro argomento molto importante. Faccio, sì, penso uno dei lavori, non per presunzione, però importante per questo settore, perché poi ci lamentiamo alla fine che mancano magari dei ragazzi nelle categorie superiori, certo, a parte di allievi esordienti a salire. Diciamo che io recluto i bambini dall'età dei 5 anni, quindi quest'anno ho avuto nel gruppo della scuola addirittura un'ultima classe di un asilo, e quindi sono impegnato con la scuola di ciclismo, in più la squadra di allievi, perché poi dalla scuola tanti passano a gareggiare, quindi sono specializzato nella categoria di allievi, e ho avuto la parentesi quest'inverno con il team 6135 di Davide Camplone, dove ho seguito, perfetto, tre ragazzi nel ciclocross. Purtroppo devo stoppare qui perché siamo già in leggero ritardo. Grazie di cuore a tutti voi, a tutti gli ospiti di questa sera. Abbiamo parlato abbondantemente e diffusamente di ciclismo, ce ne vorrebbe un'altra di trasmissione. La consueta frase, vi lasciamo sempre con questa frase che fa riflettere, in questo caso è una frase dedicata al ciclismo: la bicicletta è la penna che scrive sull'asfalto. Questa la frase. Io ringrazio Andrea Berardinelli, il nostro operatore di studio, in regia Danilo Cinquini. Adesso un pizzico di informazione con il TG8 Sport, e poi alle 22:15 si tornerà a parlare di sport, di calcio, con la trasmissione di Pierluigi Vasile a tutto campo. A risentirci e buona serata.